Diabolik, viva il cinema italiano, buona visione e buon divertimento. Buona visione. Stasera sono emozionatissima perché io non ho visto questo film e sono una grandissima fan di Diabolik. Nel film la presenza del personaggio femminile è fortissima, come lo era nel fumetto, ma probabilmente anche di più. Una che non si piega, non si spezza e che tiene testa a quello che è il protagonista ideale del film, ma in realtà è la metà della stessa medaglia. È il film più importante della nostra vita, perché Diabolik è stato fermo per 2 anni, Covid, e quindi questa cosa ha aumentato questa importanza, e perché siamo a Milano. Noi abbiamo fortissimamente voluto che questo film uscisse a Milano e questa non solo abbiamo girato a Milano parte del film, non solo a Bologna, a Trieste, ma Milano, belle Milano scene, ma Milano è la città di Diabolik, cioè la storina di Milano, e c'è Mario infatti con noi. Loro volevano fare, io volevo che si facesse un film di Diabolik, dove il personaggio fosse rispettato per come è stato creato, per come in questi 60 anni si è evoluto, per come i lettori lo percepiscono. Abbiamo unito le passioni di realizzare un sogno, un film veramente molto rispettoso del fumetto, ma non solo rispettoso nella storia, nella narrazione, ma anche nel disegno, nella scenografia, nei costumi, nella modalità di recitazione. Diabolik è un mito italiano che poi è arrivato anche all'estero, quindi perché andare a cercare musicisti fuori dall'Italia quando ce l'abbiamo meravigliosi? E noi su questo puntiamo molto, insomma, lo facciamo da sempre e in questa occasione in particolar modo.